Siamo in compagnia del signor Mario Callegari, fondatore del gruppo Isgrafalopa, che questa sera a Pieve di Soligo metterà in scena uno spettacolo sulla campagna di Russia. Sì, sulla ritirata di Russia. La campagna in generale, partiamo dall'inizio fino alla famosa ritirata di Nikolaevka, con tutte le vicissitudini che hanno passato gli alpini più tutti gli altri soldati. E qual è il significato del nome che avete dato al vostro gruppo e da dove venite? Allora, noi veniamo da Biadene e Biadene, frazione di Montebelluna, però una volta era un comune, è sempre stato in concorrenza con Montebelluna. E allora, quando hanno portato il comune di Montebelluna, che era sul Mercato Vecchio, giù in paese, al piano, pensavano di portarlo a Biadene, perché era già sede della pretura, c'era era tutto, sulla strada più grande che andava a Feltre, e invece l'hanno spostato dall'altra parte. Allora i biadenesi, per vendicarsi, una volta hanno riempito di letame le fondamenta del municipio di Montebelluna come dispregio. E quelli di Montebelluna hanno iniziato a chiamare quelli di Biadene Sgrafalopa, morti di fame. Con Fabio De Cet, presidente della sezione pievigina dell'Associazione Nazionale degli Artiglieri d'Italia. Anche voi questa sera a sostenere questo spettacolo in ricordo di un momento storico davvero drammatico, quello della campagna di Russia. Buonasera a tutti. Intanto noi eravamo in dovere di sostenere questo evento, perché con Mario e la compagnia qua abbiamo un rapporto, non è la prima volta che abbiamo degli incontri. L'abbiamo già fatto 2 anni fa con l'altro spettacolo, che chiamiamo lo spettacolo rappresentazione, che hanno fatto sulla vita di Atencea, quindi 2 anni fa, e adesso siamo onorati di essere partner di questo evento, perché anche l'artiglieria ha avuto nell'Armir due reggimenti, la Sforzesca e il 121esimo artiglieria contraerea Ravenna. Quindi noi artiglieri, ripeto, siamo in dovere di essere qua a mantenere viva il ricordo di quei tragici eventi. Presidente Bertazzon, questa sera le varie sezioni degli alpini di Pieve di Soligo, di Solighetto e di Barbisano presenti per una manifestazione così importante. Sì, è importante ricordare la ritirata di Russia, per ricordare i nostri padri, i nostri nonni che purtroppo ci hanno lasciato la vita e tanti sono riusciti ad arrivare a casa, ma è soprattutto importante essere uniti come gruppi, i 3 gruppi alpini del comune e gli artiglieri, assieme per fare queste cose, per ricordare, portare questo alla gente che sappia cosa è stato, perché tanti purtroppo ormai la storia non sanno più cos'è. E cosa possiamo fare con le nuove generazioni? Già, diciamo che coinvolgiamo le nuove generazioni a sto punto, assumendoli nei nostri gruppi, coinvolgendoli come amici degli alpini, perché a sto punto alpini non ce ne sono più, e quindi cerchiamo di coinvolgerli in questo senso qua e farli partecipi delle nostre attività, delle nostre manifestazioni, delle nostre iniziative che facciamo. Vice Sindaco Cigagna, che cosa vuol dire ricordare una pagina di storia così dolorosa, così piena di sofferenza qui a Pieve di Soligo, con tutte le associazioni d'arma presenti, gli alpini e gli artiglieri soprattutto? Credo che sia ricordare una pagina drammatica e dolorosa della storia recente, il sacrificio di tanti ragazzi che sono andati a combattere in Russia e hanno sofferto e perduto anche la loro vita nella terribile ritirata della Russia, e serve a farci ricordare il valore della pace, credo, quanto noi dobbiamo apprezzare il fatto che viviamo in un'era di pace e di serenità. E per me è un valore personale particolare, perché mio papà è stato un reduce dalla Russia e quindi nella mia memoria familiare ho sentito questo racconto e posso solo immaginare il sentimento di tutte le famiglie che hanno avuto un loro caro caduto in Russia o sopravvissuto, perché è una storia veramente terribile che va ricordata, ma va ricordato anche il coraggio e la tenacia di questi ragazzi giovanissimi che hanno avuto la forza di tornare a casa e di raccontare quello che è accaduto, proprio come testimonianza del valore della pace e della libertà. Per i nostri lettori, può intonare un canto della tradizione? Me nonno contava le storie davanti al camin, senta in cucina prima di andare a dormire, se stava incantai ascoltare senza parlare, e dopo mi insognava di quel che mi aveva ascoltato.